Gli appassionati di fumetto che seguono Booksweb saranno lieti oggi perché qui davanti alle telecamere abbiamo Marco Lupoi, direttore editoriale di Panini Comics Marvel Italia. Ciao, piacere. Grazie di essere qua. Piacere è anche e soprattutto mio perché io ho per questioni anagrafiche seguito il boom in Italia, lo sbarco in Italia dei supereroi. Sono negli anni 70, negli anni 70, non volevo sottolinearlo per non infierire ulteriormente su me stesso, ma in ogni caso sono passati diversi annetti e io vedo con piacere che nonostante tutto quello che succede nel mondo, non solo editoriale, i supereroi continuano a vivere in grande salute. Addirittura la pattuglia si è infoltita, giusto? Ma diciamo che negli ultimi 10 anni il mondo dei supereroi, che comunque anche negli anni 90 aveva avuto una sua crescita in Italia, ha continuato a svilupparsi, magari con qualche acciacco, ma insomma è ancora sano e anche un po' in spolvero con tutti i film che dal 2001, dall'arrivo di X-Men, il primo film prodotto dalla Fox, hanno riportato un po' sotto la luce dei riflettori tutto il mondo marvelliano e non solo. Ok, beh, i film in realtà aiutano sempre, nel senso che a me è capitato ad esempio al cinema vedere che la gente non sapeva che Ghost Rider avevo pubblicato fosse tratto da un Marvel. Ma diciamo che chiaramente funziona di più sui personaggi famosi, cioè su un personaggio come Spider-Man l'arrivo di un film, l'arrivo di una serie televisiva risveglia l'interesse, può catturare nuovi lettori e comunque mantiene, magari non ti porta, non lo so, 10.000 lettori in più, però quelli che hai rimangono, arriva qualcuno di nuovo, puoi fare dei prodotti speciali, puoi fare dei progetti speciali magari con dei quotidiani. Non credo che i progetti che abbiamo fatto sui supereroi, prima con Repubblica ma soprattutto con RCS negli ultimi 2 anni, non penso che sarebbero potuti mai essere fatti se non ci fossero stati dai 2 ai 3 film Marvel ogni anno regolarmente. Parliamo dei collaterali, le saghe di collaterali. Marvel e le grandi saghe le e tanti altri. Allora, da come hai parlato si è capito che tu sei la persona più indicata per parlare dei grandi eventi. Ad esempio quest'anno l'evento clou credo che sia i 50 anni di Spider-Man, e quindi di quali iniziative, soprattutto editoriali, avete studiato per degnamente festeggiare? Ma un ragno compie 50 anni in America, in Italia ne compie, è presente dal 70, quindi ne compie 42, ci sono 8 anni di differenza, però diciamo che ci siamo accodati al festeggiamento americano e sostanzialmente abbiamo lanciato una seconda collana a gennaio dell'Uomo Ragno che si chiama Spider-Man Universe, che nei primi numeri ha Venom, che è il classico avversario barra comprimario, come protagonista. Poi da giugno, da quando saremo vicini al film, avrà come testata Spider-Man il Vendicatore, che è una nuova collana americana che presenta la storia dell'Uomo Ragno insieme a un altro supereroe fatte da grossi nomi del fumetto americano. Ci sarà l'Uomo Ragno con l'Hulk rosso, con Occhio di Falco dei Vendicatori, con Capitan America, con Thor, e diventerà quello il leader della collana. Venom da personaggio di testata diventerà il comprimario, e mentre questa nuova collana debutterà e speriamo diventerà assolutamente un appuntamento imprescindibile, anche perché le storie di Venom sono bellissime e anche le storie del nuovo titolo di Spider-Man sono molto belle, la collana storica dell'Uomo Ragno, che ha superato i 580 numeri, diventerà mensile, quindi invece di avere un quindicinale, dopo tantissimi anni, più di dopo 25 anni, tornerà mensile, avremo 2 uscite al mese e sarà anche questa, faremo un cambio di look e lavoreremo anche sul titolo, che non sarà più semplicemente Spider-Man ma sarà Amazing Spider-Man, per rifarci al film. Ok. Senti, l'altro grande evento invece dell'anno è l'uscita del film dei Vendicatori. The Avengers. È un grande evento, la prima volta che esce un film che è in qualche modo la continuazione e la raccolta dei protagonisti di tanti film precedenti, perché i primi elementi di Avengers sono stati messi nel film di Iron Man, nel film di Hulk, nel secondo film di Iron Man, nel film di Thor, nel film di Capitan America, e quindi questi 6 film porteranno a un nuovo film che li raccoglie tutti e li porta avanti, e è sicuramente un grande colossal diciamo di questo nuovo filone dei fumetti dei supereroi. Sul tema Vendicatori lavoriamo da anni, perché in realtà abbiamo l'uscita del film di Iron Man ci ha permesso di creare una testata di Iron Man di grande successo, abbiamo creato una testata di Capitan America che ha avuto enorme riscontro,
Quindi siamo passati rapidamente ad avere un solo titolo, che era Thor e Vendicatori, adesso abbiamo Thor e Vendicatori, Capitan America e Vendicatori Segreti, Iron Man e l'Accademia dei Vendicatori, e da quest'anno i Vendicatori, invece di essere solo i comprimari dei loro personaggi principali, vanno per la prima volta un loro mensile che si chiamerà Avengers, col titolo americano, e conterrà le storie fondamentali dell'universo dei Vendicatori. Senti, ti chiedo una battuta su una questione che io amo sottolineare qua nello mio spazio sul fumetto di Bookseb, cioè quando, mi piace sottolineare quando delle opere o degli autori italiani vengono apprezzati all'estero, e soprattutto nella vostra ultima produzione abbiamo una Sara Pichelli bravissima che continua a collaborare già con Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man, e Gabriele Dell'Otto, talento oramai riconosciuto tutto il mondo, che continua anche lui a collaborare. Questa opportunità che si è creata, a prescindere dal dovuto talento, così è diventata più frequente negli ultimi anni, mentre una volta non era così. Beh, sai, da un lato c'è il fatto che ormai la produzione dei fumetti si è delocalizzata e si è anche defisicizzata. Tu puoi lavorare a Timbuktu come in Malesia, come in Australia, l'importante è avere accesso a una rete ad alta velocità e a uno scanner, sostanzialmente, se sei un disegnatore, o puoi disegnare addirittura con la tavoletta grafica. E quindi oggi è possibile, anche poi col fatto che ci sono generazioni nuove di ragazzi che sanno l'inglese, quindi sono in grado di rapportarsi con autori inglesi, di leggere e interpretare una sceneggiatura in inglese, sono in grado di lavorare. Quindi i due talenti che hai nominato, Sara Pichelli e Gabriele Dell'Otto, sono due di un gruppo enorme di autori italiani. Credo che tra autori italiani, autori spagnoli, autori francesi, ma un po' di tutto il mondo, ormai non dico che due terzi della produzione Marvel sia fatta da autori non americani, ma una grossa grossa fetta. Tra l'altro, per chi fosse interessato, avevate pubblicato Marvel Made in Italy, si chiama, due volumi di Marvel Made in Italy, in che in qualche modo presentano tutti gli autori italiani che lavorano per la Marvel, sono tantissimi, con varie storie anche inedite, proprio per presentare questa varietà pazzesca di autori. E poi in alcuni casi, come Sara Pichelli, è diventata la disegnatrice della testata principale della linea di Ultimate, scritta dal più grosso scrittore che ha la Marvel, probabilmente, che è Brian Bendis. E Gabriele Dell'Otto ha fatto tante cose per la Marvel, tra cui questi, sempre con Bendis, questi due one shot dei Vendicatori, che in Italia sono stati il piatto di portata del numero uno della collana Avengers di cui parlavo prima. Infatti, questi due volumi è possibile vedere nello specifico chi sono, che cosa fanno, per gli appassionati o per chi magari vuole provare a seguirne le orme. In chiusura, se vuoi, ti chiederei semplicemente questo: visto che tu dall'alto vedi un po' tutto il fermento che c'è, poi anche i progetti a lunga scadenza, c'è qualcosa che vuoi dire agli appassionati, soprattutto relativamente, anche proprio guardando lontano, qualcosa? Beh, anzitutto che il mondo, il ciclo dei Vendicatori, dei film dei Vendicatori, non finisce con Avengers, ma l'anno prossimo, nel 2013, ci sarà Iron Man 3 e Thor 2, quindi ancora due grandi personaggi del mondo degli Avengers che continueranno le loro avventure anche dopo il film. E poi per il campo fumettistico bisogna che tutti siano mentalizzati sul fatto che a fine anno ci sarà questa nuova miniserie che si chiamerà Avengers contro gli X-Men, AVX, che sarà l'ultima di questo ciclo di miniserie evento che sono iniziate all'inizio degli anni 2000 con Vendicatori Divisi e con House of M, la casata di M, che in qualche modo facendo scontrare i personaggi del mondo X-Men e i personaggi del mondo Vendicatori Avengers, sarà un po' il punto propulsivo di un nuovo Marvel Universe, un nuovo mondo Marvel che vedremo dalla primavera, tra un anno, dalla primavera del 2013. Benissimo, io ti ringrazio, è sempre un piacere. Grazie a voi. È sempre un piacere sentire parlare chi vive quotidianamente i progetti fumettistici anche a breve e a lunga scadenza. Grazie. Ogni volta che vorrai portarci qualche novità, noi siamo qua con le telecamere di Bookseb ad ascoltarti volentieri. Grazie a voi. Grazie.